esercizi sfida per un dorsale pompato e grosso. Se non ho attrezzi, macchinari, bilancieri per allenare i dorsali, il TRX presenta due esercizi molto efficaci, una trazione verticale e una trazione orizzontale. Che fa l'efficacia è l'intensità con la quale io approccio. Quindi nel momento in cui conosco come si fa l'esercizio e conosco come si fa ad aumentare l'intensità, io avrò il mio risultato. Vediamo come eseguire il pull up ai cavi in sospensione. Quello che mi serve avere in partenza è la maniglia con il braccio steso. Quindi vuol dire che io devo avere la maniglia a quell'altezza lì e io sono seduto. Quindi indicativamente qua deve essere qua. Se tiro su tutto la maniglia non è lì neanche morta, quindi continuo a sollevare, io riesco ad arrivare a questa altezza qua. Verifico, piedi li tengo più vicini possibile al bacino, devo immaginare di muovermi in verticale, quindi come se fossi dentro un cilindro, e quindi non porterò il bacino in avanti e in alto, ma deve rimanere sotto la mia testa. Se adesso è sotto la testa, anche dopo deve essere sotto la testa. E le maniglie le tiro sotto la mia faccia, quindi le gambe le lascio morte ovviamente qui vicine, perché se le tengo là per forza di cose, siccome sono un pezzo unico, il bacino esce, invece qui io riuscirò a tenere il bacino il più possibile sotto di me. Quindi le tengo qui, non do assolutamente forza nei piedi, non spingo sul pavimento, carico l'aria, butto fuori alla fine, ricarico. Adesso facciamo l'esame. Quindi devi fare in modo che le maniglie stiano all'altezza massima, quindi indicativamente qui, all'altezza del tuo petto adesso, di riferimento. Prendi il moschettone, fascetta su, non basta, continui, su, stop. L'altra la pareggi, attaccati e scendi. Tocchi terra? Tocchi veramente terra? Ok, piedi vicini al bacino. Immagina di essere dentro un cilindro, non toccare me. Non toccare me, stai toccando me. Ok. Queste sotto il tuo viso, vai. Uff. Non sento la respirazione. L'importante è la respirazione. Il movimento lo fai in apnea, fanne altre 100. Ok, esercizio completato. Vediamo come si esegue il row ai cavi in sospensione. La lunghezza dei cavi deve essere media, quindi seconda tacca, nel caso sia un TRX o comunque indicativamente il livello delle ginocchia. Prendo le maniglie e mi metto faccia rivolta verso il punto d'attacco. Le maniglie devono toccare il mio petto. Perpendicolarmente sotto le maniglie devono stare i piedi. Una volta che sono in questa posizione, quindi sono in posizione eretta con le maniglie qui, ho una scarsa tensione delle corde e per creare la tensione delle corde non faccio nient'altro che spostare, destabilizzare il centro di gravità rispetto alla base di stabilità. Quindi se vado indietro con il centro di gravità e quindi mi porto avanti con i piedi, io creo la tensione, perché se io non fossi attaccato qui cadrei all'indietro. A questo punto decido quanto deve essere grande o piccola la mia base di stabilità, quindi questa è media, questa è grande, questa è piccola perché appoggio su un solo piede, e poi stendo le braccia.
Importante, come sempre, devo mantenere il core compatto, quindi non devo spanciare e non devo neanche abbassare il bacino chiudendo l'angolo del bacino. Devo essere sempre diritto. La spalla, il bacino, il ginocchio e la caviglia devono essere assolutamente in linea, in questo modo. Il petto è aperto, le spalle sono basse, lontane dalle orecchie. Semplicemente tiro e arrivo al petto e scendo. Movimento in apnea, carico prima, apnea, butto fuori l'aria. Se lo voglio rendere più difficile, posso aumentare la destabilizzazione spostando ancora più in là la base d'appoggio rispetto al centro di gravità, e questo è uno. Se voglio aumentare ulteriormente, altro errore da non fare, chiudere il petto e portare in avanti le spalle. Vediamo la versione con un braccio, quindi sempre fronte al punto d'attacco, sempre la maniglia al petto, la base di stabilità deve essere sicura adesso, intanto per cominciare, scendo e poi lavoro con un solo braccio. Qui alla difficoltà di prima dell'esercizio, della stabilità del core, prima si lavorava semplicemente perché il core non si destabilizzasse in estensione, in flessione sagittale all'indietro. Adesso si deve lavorare anche perché non vada in torsione, perché altrimenti viene da fare così e si perde. Una spalla deve rimanere pari all'altra. Posso tenere una mano sull'altra spalla qui per avere una percezione migliore di un movimento non voluto. Quando parlo di core stability, la stabilità è la capacità di non cedere a un movimento non voluto. Se voglio aumentare la difficoltà, prendo la base d'appoggio più stretta e diventa già più difficile perché è più facile torcere. Se voglio ancora più difficile, c'è già un po' uno sporcamento di movimento, adesso ovviamente ha rallentato per gestire, perde l'equilibrio. Questo si chiama allenamento vero e proprio. È qui che l'organismo viene messo alla prova, è qui che l'organismo apprende che deve migliorarsi perché non sta ottenendo il risultato che vuole. Grazie mille.